Buongiorno a tutti, un ringraziamento al Presidente e al Direttore che ci hanno consegnato un'annata estremamente positiva, considerando anche che si è svolta in condizioni particolari, ce l'hanno detto sia le relazioni che i conti, e quindi credo sia doveroso ringraziarli per quello che hanno fatto. Questa Assemblea conferma la geometrica potenza di Città Slow. E io credo che va mantenuto quello spirito un po' corsaro che c'è dall'inizio, quando si è dato vita a un'idea e a delle iniziative che allora erano assolutamente controcorrente. E qui io vi propongo sostanzialmente di fare 73, e cioè accanto ai 72 criteri che sono stati fissati per aderire, essere accolti dentro Città Slow, inserirle un altro che premi quelle amministrazioni che si dotano di un piano regolatore dei dati e della connettività. Io credo che dobbiamo prendere atto di quello che sta avvenendo, cambiamento epocale, la transizione che non è più una crisi, e lavorare per una carta della civiltà del benessere tecnologico. Diceva un grande filosofo del Mediterraneo, che credo possa essere considerato un testimonial delle città slow, come Fernand Braudel, che le città sono rappresentate dalle proprie strade. Intendeva dire che la vita relazionale, la mobilità sociale che identifica l'anima di una metropoli, più ancora dei grandi edifici e dei grandi monumenti. Oggi possiamo aggiornare questa visione dicendo che la qualità di una città sta proprio nella trasparenza e nella condivisibilità dei propri dati. Sono proprio i dati a incardinare la cittadinanza e dunque ad assegnare il grado di vivibilità di un territorio abitato. Oggi i dati scaturiscono dai nostri movimenti. Mentre vi parlo, un database sta raccogliendo le mie parole e traccia i vostri commenti e documenta il dibattito che ne consegue. La concatenazione di questi pulviscolari filari di dati ci permette di comprendere la dinamica di una comunità, o meglio, permette ad alcuni di comprenderlo e anche di orientarlo. Pensiamo alla mobilità di una città, pensiamo a quei monopattini che ormai punteggiano le nostre strade o le biciclette o ancora altre realtà fatte di motorine e di auto elettriche. Sono sistemi leggeri che vengono considerate conquiste per la sostenibilità, giustamente, ma sono anche seminatori di dati. In una giornata circa 80.000 corse di monopattini a Milano e a Roma. Questi disegnano grafiche che ci dicono come si è mossa la città, in quale direzione, con quale densità, e leggendoli bene, incrociandoli con altri flussi che provengono dai telefonini e dalle mail, ci dicono anche perché e con chi abbiamo vissuto questa giornata. Questa realtà è disponibile solo per pochi individui, quelli che in un recente saggio scritto dal professor Andrea Crisanti, uno dei più prestigiosi microbiologi che si è impegnato in questa terribile pandemia, che ha scritto insieme a Michele Mezza un libro, Caccia al virus, questi che gestiscono questi dati sono i calcolanti, mentre attorno a loro galleggiano milioni di calcolati, di cittadini i cui comportamenti sono condizionati, decifrati e interpretati appunto dai pochi che controllano i database. Ora la domanda che vi propongo è: possiamo pensare che la qualità della vita di una città possa prescindere da questi temi? Io credo proprio di no, quindi credo che Città Slow possa essere la promotrice di un'iniziativa che affronti queste tematiche. Google ed Apple, cioè i titolari dei due sistemi operativi che governano il 92% dei telefonini, hanno questa informazione. Un anno e mezzo dopo la pandemia, i due gruppi della Silicon Valley hanno pubblicato, ognuno per suo conto, un mobility report in cui documentavano queste informazioni, spiegavano in 94 paesi del mondo, città per città, quartiere per quartiere, caseggiato per caseggiato, come ci siamo mossi e in quale direzione, per andare dove e per fare cosa. Ebbene, io credo che questo monopolio vada rotto e che le comunità si approprino di questo.
E proprio per questo credo che noi possiamo farci promotori di questa Carta della Civiltà e del Benessere Tecnologico, un ulteriore elemento della cultura delle città slow. Grazie a tutti.